Quel maledetto telefono. Non ci sono mai arrivato. È stata una questione di secondi, di minuti forse. Non ricordo. Ed è questo il problema. Perché non ricordo? La mia amica, quella che non mi ha mai abbandonato, è sempre là. Lei è rimasta. Il corridoio sembrava così lungo, non finiva mai. Le gambe erano di piombo, mentre tutto si consumava, come se quell'uomo non fossi io, come se quel luogo fosse altrove. Ma lei mi apparteneva davvero, l'alfabeto della mia esistenza, quella figura leggera dallo sguardo severo. Nulla era mai abbastanza. Sapeva come farmi sentire niente. Non che fossi irreprensibile, ma l'esame, come quel corridoio, non finiva mai. E annegavo nell'oblio e in quel rapporto che ci dilaniava, senza mai dividerci. E che dire di quel piccolo sciagurato essere? Ero estraneo a me stesso, figurarsi a lui. Non sono mai riuscito a toccarlo. Tutti lo trovavano adorabile. Lo ignoravo, semplicemente. E poi era il frutto malato del nostro amore stanco, fatto di rimproveri, di porte sbattute, di tradimenti anche. Ecco, di tradimenti. Era davvero parte di me, la mia carne, il mio sangue? Maledizione. Non l'ho visto annaspare, credetemi. Ho soltanto udito la compagna di una vita, la mia nemica, il buio. Ti disprezzo. Se mi avesse detto ti odio, forse il mio cuore avrebbe ripreso a battere. E quel piccolo innocente, lui, non ha avuto il tempo di conoscermi, né di disprezzarmi. Sono un vile, ma non lo so. Quattro dita di whisky e letti a bandiera. La mia rovina si colloca all'altezza del petto. Sono condannato, ma non lo so.